impazzire la cosa. No, grazie. Però questo qui mi fa più male. Guarda, sono da down, sembra che dire. Senta, lei non faccia finta di non conoscere il mio nome. No, dottore, io non so cosa mi è successo oggi. Questi dati nascosti me l'hai nascosti quando stavamo insieme. Secondo me, Angelo, stai veramente in forma. Diventa te! Vale. Azione! Tu perché ridi? Vabbè, sì. Chi è il solista della band al mio posto? Che poi stavo leggendo, tra l'altro, a proposito di Curie Palliative, no? Che nel foglietto illustrativo. Nel foglietto illustrativo di che? Anche prima l'hai detto. Medico, ma non fa finta che non sa come si chiama. Si chiama Valentino, lo conosci da anni. Sì, aspetta, lo conosci da anni. Aspetta. 5-6-6. Vale, girati verso di noi. È volume anche sostenuto perché il microfono è distante. Sì, no, tanto poi questa. Vale, girati verso di noi. Eccolo! Sei di lato, ok. 3, 2, 1, azione! Oh, ragazzi, state calmi e lasciateci un attimo da soli. No, questo è orribile. Oh, regà, calmi e lasciateci un attimo da soli, eh. Vieni, dai! Che fai ancora lì? Questa è orribile. Dai, vieni qui. Perché questa è la terrazza di Giuseppe. Lo so io e lo sei tu. E forse lo sa anche lui. Nessun affitto pago se me lo vuoi chiedere, non ti preoccupare. No, infatti, sì. Comunque qua ci aspettare. Dai, ma lo vedi male se. Tanto la fine dei due è quello che non avrai, sei tu. Perché lo sappiamo, la sceneggiatura la scrivo io. La sceneggiatura, caro mio, la scrivo io. Perché non lo dice nessuno? Fammi vedere. Lasciami in pace. Fammi vedere dov'è la malattia e non ridere, Angelo. Ma secondo me come faccio? Ti prego. Ma come faccio a fare il segno? Ma perché fammi vedere? Come si fa a farti? Ma come ti permetti? Non è lei che deve dominare la tua malattesta. Vaffanculo. La tua malattesta. Come ti permetti? Ma quello. Aspetta, che ti sono ma come ti permetti? Mi sta guardando? Sono bellissimo? No, perché dico sono bellissimo? Perché sono malato, forse? Io e te ci rincontreremo ancora. Un po' più avanti. L'unica cosa che posso fare è dirti un cazzo. Scusate, ma arrivano in faccia, cioè, non è possibile. Qua? Fatto. Vai. Mi sento una superstar viziata. Sì, infatti vedo un cazzotto nei denti. Ho capito, raga, ma arrivano in faccia. Sì, ma no. I coglioni muoviti. Dai. Quanto vedo di tutti insieme attaccate? Qua devi fare. Quindi ho detto a tu, mi basterebbe ricordare il momento in cui mia madre falla. Quindi ha detto. Pure che sto a sentire freddo e mi fa male la gola. Iniziamo, dai. Vai. Oh, ma che ti stai incazzando? Ho fatto la domanda. Coglione che sei. No, però so che ti. No, mi chiedevo se. Mi chiedevo se. Comunque, se non ti interessa, le cure mi stanno facendo meglio. Ma perché dico meglio, porco Giuda, porco? Rifacciamola, mi stanno facendo bene, dai. Ok. Questa mattina hai perso qualcosa sotto al letto? No, aspetta. Questa mattina? Hai perso qualcosa stamattina? Yes. Rifammi la battuta. Un po' più veloce. Rifammi la battuta. Vai. Non è un cordone ombelicale? Ti sei perso qualcosa stamattina? No, è finto. Non posso iniziare così. Ti sei perso qualcosa. Non ci sta. Cioè, non è finto. Non è più profondo il fatto che tu mi guardi. No, l'ho trovata sotto il letto e me la butti così. L'ho trovata vicino al letto. Non è finto. Ma ti togli di nuovo la flebo da solo? Rifacciamola. Si è interrotto, dai. Azione. Che vuol dire? Dobbiamo giocare un'ora e mezza. Vai, dai, uno. Giuseppe, ti prego, continua. Ho guardato con la faccia e non. Giuseppe. Non ho capito. Per improvvisare, hai detto. Puoi continuare tu per cortesia. Angelo, Giuseppe. Ma che differenza ti fa avere un'unghia più lunga e una più corta? Era bello che sono stessi improvvisando. No, non ti so fare un cazzo la frase. Non ce l'avevo quella. Vai, vai, vai.
continua tu per cortesia, eh? Angelo, ma un'ora per fare 10 domande. Ma che cazzo ti ridi? Ancora il taglio che devi portarmi. Ho capito. Ma che differenza? Ma bellissimo, ti prego, dai, rifatela così. Ci concentriamo un secondo. Sì, ci concentriamo un attimo, un secondo. Ci concentriamo. Provi a capire per... Poi... Circoncidiamoci. Sono qui, telecamera, ciao. Io sono Eleonora, sono la ex ragazza di Angelo, nonché adesso migliore amica. No, non preoccuparti, di la battuta. Ah, io la battuta. Ah, devo dirla. Cioè, devo iniziare. Un po' come l'erba quella. Alla battuta. Ah, no, devo vai, dire, vai, sì. Con questa addosso? No, è meglio senza. Questa secondo me cosa gli sta bene a... Angelo, girati. E in che senso, scusa? Io so benissimo dove ti... Io so benissimo. Io so benissimo. No, sì. Il Piper Gold è pieno di fighetti. Ti prego, vai. Me la so scordata. Senti, ma ti posso chiedere una cosa prima? Vabbè, te la chiedo. Stavo improvvisando, Valentino. No, dicevo proprio chiede, dai. Un bel bacio al Colosseo. Vorrei baciarti. Il puttano ha trovato uno dei 100 celle. Ci siamo. Bring it back. Fatti del bene, fatti bella per te. Quando dice che sta a morire. Se uno ti venisse incontro e ti dà un'ombrellata in faccia, tu quanto male senti? Abbastanza. Se l'ombrello è aperto? Forse di meno. Se l'ombrello, se l'ombrello è chiuso? Chiuso forse un po' male. Se tu lo metti al c***o. Beh. Hey, bring it back! Alright, that sounds good. Potresti dargli questo a... Sto cazzo. Mettiti da parte, fidati. Ah, che cosa diceva? Vaffanculo. Sto cazzo, sempre lui. Ok. Matteo. Ui. Carlo. Ma che stai facendo? Ciao, backstage. Ciao. Cioè, Valentino ed Eleonora. Ma guardali. Il tuo bel dottore. No, ma cioè, ti rendi conto lei come si comporta? Non sono lì a farla per il infatti, guardali. Ma hai detto lì, ha detto. No, sono lì. Vai, vai. Sai, è inutile che ti devo dire una cosa per un'altra. Era no, il momento... aspetta, Giuseppe. No. Lui sta morendo. Ricordatelo. Ok. Ti dispiace. Ok. E guardati, mio fratello. In modo divertente, sì, non me lo metto in faccia. Non ingoiavo. In modo divertente, no? Tipo, sì, mamma. E se più anoressia? No, no, no. No, no, sto perché studiando. La sto fumando. È un sintomo, fidati. Dai, va bene, dai. Guardate in camera. Ok, facciamo meno di didascalico con l'inizio. Tu continua, continua. Rifacciamola di seguito così. Tu vuol dire meno didascalico? Cazzo vuol dire didascalico? Ho 26 anni. Vai. Ok. Sono alto 1,80. Ok, 3, 2, 1. No, c'è una cosa che ho sempre voluto fare io. Che è tipo buttarmi, non sto scherzando, è buttarmi dal palazzo. No, allora. Provare a volare. Provare a volare. Ho sempre avuto questa sensazione qua. Quindi tipo vai su un elicottero e ti bravo, butti giù. Sì, lo farei troppo. Proprio troppo, lo farei proprio sicuro al 100%. Devi proprio aspettare più morire.